Buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo in località La Selle, giusto? In Valle d'Aosta. E andiamo a fare un giro in un bivacco. Come si chiama? Non me lo ricordo. Ah, dai. Andiamo al bivacco Zappelli oggi. Ok, abbiamo dovuto accorciare la strada perché... Sì, abbiamo accorciato un po' la stasera strada. Stasera io lavoro e ho anche male al ginocchio. Esatto. E quindi siamo dovuti venire un po' in su con la macchina per abbreviare un po' i tempi. Abbreviare di 500 metri, siamo saliti su un però, bel po'. Però vabbè, almeno andiamo su, sperando esatto. Che il mio ginocchio... Regga. Va bene. C'è freddo perché molto. Siamo vestiti in... abbastanza pesanti. Beh, e c'è freddo. C'erano 12 gradi quando siamo arrivati, credo che sarà scesa sì, un po' la temperatura. Abbiamo dormito in macchina. Sì, esatto. Niente, andiamo. Va bene, a dopo. Ciao. Guarda Kira com'è bella dimagrita, si vede? Niente, ci siamo già lavati i piedi sul prato perché abbiamo sbagliato, siamo scesi giù da là. Allora, noi dobbiamo seguire il sentiero numero 5, passo alto. Ho appena controllato sul navigatore che ho il termometro, ci sono 5 gradi. 5 gradi, cazzo, siamo al 23 giugno, siamo a 1600 metri, non siamo neanche così alti. Secondo me per il periodo è un po' freddo, eh. Allora, il primo pezzo, se si vuole partire dalla Selle, si taglia tutto nel bosco, praticamente si taglia tutta la strada che viene su poi. Noi, come ho detto, siamo saliti un bel po' più su, abbiamo recuperato 500 metri di dislivello, abbiamo lasciato la macchina in quel punto dove ho fatto la ripresa, c'era lì una specie di caseggiato. Non so se si poteva venire ancora più in su con la macchina. Qui adesso il sentiero è tutto così, è bello, carino, eh. È carino, speriamo che dopo diventi un po' più selvaggio. Oggi doveva esserci il sole, almeno qua, però almeno non piove, da noi diluvia. Mi piacciono i miei pantaloni con sopra le calze, ma che belli fighi, eh? Sexy oggi, anti zecche. Infatti, l'ultima volta ho preso 34 morsi. Bravo. Oggi cerchiamo di evitarcelo, eh? Ruscelli, ancora ruscelli. Anche oggi mi sa piedi lavati. Mamma che bello, guarda che bella quella valle, qua le montagne appena innevate. Bellissimo questo panorama. Questa qua era una bella valanga, eh. Guarda gli alberi che ha tirato giù. Cavolo, siamo a 1800 metri. Secondo me si bagna. Tac, brava. C'è un sacco d'acqua da tutte le parti. Viene fuori sul prato. È tutto inondato qua. Anzi, ora dobbiamo riuscire a passare il suo punto. Poi là vediamo un ponte. Guarda che c'è uno col cane, due col cane. Dai, allora si passa in qualche modo. Questo ponte è veramente una fortuna. Se non c'era questo ponte, di là non si passava. Eccoci, bivacco Zappelli, manca circa 40 minuti e dovremmo essere arrivati. Ma si sarà ancora un po', ci dovremmo essere. Eccolo lì. È bellissimo. Fino all'ultimo non si fa vedere il bellissimo bivacco.
due minuti siamo al bivacco, l'abbiamo visto. Cacchio, fino all'ultimo non si fa vedere. Sali, sali, dici, ma dove? Poi spunta, salta fuori. Mamma mia, che bello. Che lusso, è stupendo. Proprio figo. Che bivacchino. Allora qua, ingresso. Che caldino che c'è dentro. Oh, wow. Beh, bella. Sì, si vede che ci hanno dormito. Ma quanto è bello. Adesso lo bivacco. Vabbè. C'è... pure il lavandino. Ma l'ha vista poi. Camera da letto. No, vabbè. Stupendo, va che materassi. Aspetta, amore. Ma che materassi che ci sono qua. Adesso stiamo scaldando l'acqua e ci prepariamo pasta alla bolognese e il riso con le lenticchie. Praticamente le stiamo provando perché ce le dobbiamo portare sul sentiero Roma. Vediamo se sono buone. Le abbiamo riempiti circa 9 minuti e vediamo come sono. Speriamo che sono buone. Comunque stiamo pranzando alle... che ora? 9 e mezza. Alle 9 e mezza del mattino con la pasta e il riso. Abbiamo un po' di fame. Ma non è per niente male. Cioè, alla fine ci sta, sia questo che quello. Cioè, si sente che è un po' un chimicone, no? Qualcosa di... non so, questo sembra che la salsa sia tipo ketchup. Poi c'è la, c'è la carne un po' gnocca, però... vabbè. Nel complesso non è questo male. Questo devo dire che invece... buono quello lì. Un pezzico di sale in più l'ho messo, no? Vabbè. Vabbè. Quindi diciamo che Porklatz ha provato. Sì, dai. E adesso mangiamo, facciamo volare un po' il drone e poi scendiamo. Allora. Le sue amate montagne Cosimo Zappelli muore all'età di 56 anni, giovanissime, nel 90 a causa di un incidente al Pic Gamba nell'Anguille Noir. Zappelli prime ascensioni su Monte Bianco nel 61 con Walter Bonatti. C'è. Ma c'è da Bianco ci sono dei... già, abbiamo fatto volare il drone, ci siamo rilassati un pochino e adesso scendiamo. C'era una cosa che volevo dire. Costo dell'autostrada per venire qua, cioè questa autostrada qui che abbiamo pagato il casello di Aosta, è una cosa allucinante. Cioè non si può pagare 35 euro per fare un'ora e mezza poco più di strada. È veramente una ladrata, una gran ladrata. Cioè se si va in Emilia Romagna, cioè per dire, per esempio, dopo 5 ore di strada paga 20 euro, 26 euro, 27 euro. Cioè qua un'ora e mezza, 35 euro, ma siamo pazzi, secondo me è inconcepibile.
sta uscendo il sole quando ce ne andiamo. Vabbè, dai, meglio tardi che mai. Oggi doveva essere bello in teoria qua, invece stamattina quando siamo saliti era brutto, tutto bianco, invece adesso esce fuori il sole. Col sole è un'altra roba, cioè uno spettacolo, cioè proprio dà luce a tutto, è veramente bello. Siamo arrivati alla macchina, siamo giunti al termine di questo bel trekking, dai, alla fine tutto sommato non è stato brutto, cioè è stato bello. Si è visto anche uno spiraglio di sole. Sì. Poco, quando stavamo scendendo, come sempre ormai. Sì, infatti, cioè diciamo che quando esce il sole escono fuori tutti i colori. Molto bello. È tutta un'altra roba. Il bivacco, uno spettacolo. Il bivacco è troppo bello, da dormirci, veramente bello. Ma anche la zona tutta attorno, le montagne così, è molto bello. Alla fine è molto figo il posto. Allora, il sentiero, se si fa giù dal paese, a parte, vabbè, sono 1250 di dislivello. E poi c'è la maggior parte del sentiero, è tutto bosco. Cioè, sì, quindi ti fa tagliare nel bosco e ti fa tagliare la parte carrozzabile sostanzialmente. Volendo, abbiamo visto come abbiamo fatto noi, si può tagliare un sacco, si può tagliare 500 metri di dislivello. Che vabbè, noi l'abbiamo fatto per perché non avevamo tempo, però lungo la strada comunque ci sono sempre degli spiazzi così dove lasciare la macchina, quindi volendo si può fare anche così. Va bene ragazzi, comunque come al solito, se vi è piaciuto il video lasciateci un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo la prossima volta col prossimo video. A presto. Ciao. Ciao.